primo giro del Dopo Nibali. E chi abbiamo? Vincenzo Nibali, graditissimo ospite, davanti alla mappa della tappa del Lussari, la penultima tappa che ci sarà in Friuli. Vincenzo, intanto ti manca il Giro d'Italia? Beh, mi manca da un punto di vista da atleta, però sono qui, sono presente, sono a seguire questa grande party, la presentazione dei team, la presentazione del Giro d'Italia, un avvenimento molto importante, tutto nostro, quindi dobbiamo andarne fieri. E siamo qui proprio anche per vedere la tappa, una delle tappe più importanti, una nuova scalata che si svolge nella prima parte per i primi 10 km in Verona, con la parte finale simile a uno zoncolano, quindi una tappa con una scalata veramente molto, molto decisiva, molto importante, che può segnare, diciamo, può assegnare, consegnare anche il Giro d'Italia. Ed è vicino a Sella, all'altopiano del Montasio, dove tu nel 2013 assolutamente hai messo posato un bel mattone. Ma un lancio ancora, sì, c'è ancora. Sì. Quindi però la nostalgia termina. No, assolutamente no, perché come dicevo e come racconto spesso, di fatica ne ho fatte veramente tanta e mi basta così, e quindi vedo il Giro d'Italia, lo seguo sicuramente con un occhio diverso ed è molto bello. Diciamo seguirlo da una prospettiva differente. Chi vince il Giro d'Italia? È difficile poter fare un nome secco, chiaramente si sta parlando molto di Roglic e Benepoel, però ci sono delle squadre veramente molto attrezzate bene, tra cui la Ineos, che arriva con un gruppo molto forte, con Tao Geoghegan, con Geraint Thomas. Poi vedremo un po' la scoperta della parte della IF con Indy, come si posizionerà anche lui lungo questo Giro d'Italia. E i nostri italiani sicuramente per la classifica dobbiamo pensare un po' Caruso, Pozzovivo, e poi ci sono i grandi cacciatori di tappe come Ganna per le cronometri, già dalla prima maglia rosa, che sicuramente lui partirà molto agguerrito e ha studiato molto bene il percorso, e tante frecce per le singole tappe. Chiudiamo con, ti do una chicca sul Monte Lussari. C'era una famosa gara di mountain bike prima che mettessero a posto la strada, e questo signore adesso fa la mountain bike. Che non gli facciano la gara, e vinse Daniele Pontoni, addirittura lo sloveno Mezec, che è un professionista, vinse lì, e partecipò anche Roglic, quindi se dovessero rifarla ti contatteremo. Con piacere sì, però diciamo la mountain bike però l'ho messa un po' da parte dopo la Cape Epic, quindi sono qui al Giro d'Italia e un grandissimo piacere poterlo seguire da così vicino. Grazie davvero a un amico del Friuli come Vincenzo Nibali. Grazie, ciao.